aspetta, c'è la musica. Dai, dai. Ma preso mai stare in su. Il terremoto! Dai. Ma come se la ride. Ho fatto pure. Buongiorno a tutte e ciao a tutti. Da protagonista, appena vede che uno prende qualcosa per riprendere in mano, si agita. Bene, io devo fare l'attrice da grande. L'attrice. E stiamo aspettando i ragazzi del Trosoco. Ah, noi ragazzi italiani? No, quelli ormai sono vecchi, dei vecchi italiani. I nonni italiani. Un saluto ai nonni italiani. E non ti tirare i capelli, mannaggia. È un attimino nervosa, sì. Dove sei? Sei nervosa? Un pochino. Che è successo? Fidanzato è venuto? No, non mi vuoi fare aggiustare i capelli. No, e sti capelli, mamma mia. Ma non mi piacciono come li fai tu. Mi piacciono come li faccio io. Sono più belli. Non ti aspetti. Allora aspetta. Vai. Che hai combinato? Vai. Mamma mia, che è successo? Tutta sconvolta. Vai. Comunque, diciamo cosa stiamo facendo, sennò poi la bambina... Stiamo aspettando i ragazzi del trasloco e poi babbo, mentre i ragazzi del trasloco iniziano a montare i mobili, e babbo va di là perché c'è da liberare alcune cose per poi andarle a prendere con appunto i ragazzi del trasloco. Ah, ma tu lo sai che alla fine poi nessuno ha indovinato? Che cosa? Che abbiamo comprato casa. Tutti dicevano, tutti dicevano, secondo me hanno ristrutturato casa, ritorneranno di là e cose varie, invece no. Oppure, finita la canzone di Pan Barbiere, la mamma ride come... Non è mai durata così tanto che oggi. Non lo so. Comunque dicevamo... Stavamo dicendo. No, dicevo che quasi nessuno ha indovinato il fatto che noi abbiamo comprato casa. Tutti dicevano che o ristrutturavamo casa oppure che comunque ritornavamo di là, oppure perché abbiamo cambiato casa definitivamente di qua. Pochi hanno detto che abbiamo comprato casa nuova e stavamo cambiando. Ma forse perché. Uno o due persone, sì. E vabbè, poi con calma magari ci facciamo un po' di chiacchierine. Allora, facciamo un saluto a tutti quelli che hanno indovinato e un saluto anche a tutti quelli che non che hanno indovinato. Sbagliato. Comunque adesso dobbiamo andare in lavanderia a spostare alcune cose o aspettiamo che vanno di là a prendere il lavatrice? No, facciamo tutto di là dopo. E andiamo a ristrutturare il nostro buongiorno dalla lavanderia. Ah, vero. Aspetta, andiamo. Dai. Portiamo a vedere com'è. Andiamo. Guarda il cuore di tua figlia. Sì. Babbo, tieni. Ah, il cuore di Nadia questo. Aspettate, vediamo se si vede. Se si vede. Questo è quello che ha fatto per noi ieri sera Nadia. L'ha fatto Nadia ieri sera per noi. Allora mamma, apri la porta, vieni. Apri la porta. Apriamo la porta. Allora, questa qui è una lavanderia. Una piccola lavanderia, accendiamo la luce, vediamo se si accende. Si è accesa. Ah, ma pure ragnatele in testa. Non importa, allora la lavanderia è un po' più piccolina di quella che avevamo di là. Però, sì, è da ristrutturare ovviamente. Poi ci sta questo palo della lap dance blu. Dov'è? Guarda. Che lap dance? Per
andare in piscina. E in pratica poi qui andranno lavatrice, asciugatrice, la mamma che fa la lap dance su questo palo. Soprattutto. Soprattutto sì. La mamma che fa la lap dance. Poi si insegnerà anche a Andrea a fare la lap dance. E vera, adesso papà? Dobbiamo togliere tutti questi giochi. Sì. E le cose in più. Vero amore? Sì mamma! E renderla accessibile poi per entrare con tutte le con i vari elettrodomestici. Gli elettrodomestici, sì. No, gli elettrolavanderestici. Sì. Anche se poi in realtà per ora ci arrangiamo così, ma poi vorrei. Mamma. Vuole prendere il pappagallo. Vieni, pappagalla. Ma poi questo lavandino qua lo vorrei alzare e girarlo, insomma, un po' da sistemare a modo nostro le cose. Quindi, boh, per adesso ci arrangiamo come sempre, con calma, piano piano, facciamo tutto. Torniamo a prendere il passeggino per Andrea, dai. Yes! Guardate che bel giardinone che abbiamo. Poi qui c'è anche il garage. Andiamo a fare un giro. Là in fondo, ci abbiamo. Andiamo ad attaccare il motore. Un po' piccino rispetto a quello di prima. Vero mamma? Un po' più piccolo. Andiamo a vedere se ci sono anche fichi, dai. Sì. Guarda gli uccellini. Dove stanno? È volatore. Ah. C'è da attaccare la pompa. Guarda quanti sono da raccogliere. Si vedono poi nel video, non lo so. Ci vorrebbe il piatto. Sì. Quello si sta spaccando. Guarda quanti. Questo si sta spaccando. Guarda qua. Sì. Zanzare, una cosa. Sono zanzare dappertutto, anche in testa a babbo ci sono le zanzare. E finalmente anche io posso giocare nella terra. Nella natura. Come sono contenta che ci sono le zanzare che mi stanno mangiando. Evviva! Mamma. Com'è? Che bisogna muoverci a mettere la corrente per la pompa nelle Ho portato la prolunga. Vai. Bisogna stare attenti e non si mette niente in bocca, ma almeno sta. No, vabbè, lei non mette niente in bocca. Vero papà? Sì, non metto niente in bocca. Mi sto solo divertendo un mondo. Allora, 5 minuti di pace, mi metto seduta. Babbo sta facendo vedere dove mettere i pezzi degli armadi ai ragazzi del trasloco, e alcune cose non le montiamo per ora, altre le dobbiamo vendere, quindi si dovrebbe riuscire a fare abbastanza veloce, anche se in realtà poi c'è da montare l'armadio, quello grande specchiato che avevo io in camera, nella camera degli ospiti. Quindi ora vediamo, siamo un po' in dubbio perché forse in alto non passa l'armadio, speriamo di sì, ora vedremo un pochino cosa succede. Comunque mi riposo 5 minuti, che stiamo dando una mano, e poi niente, si riparte. Ormai oggi bisogna darsi da fare, e domani andiamo a prendere frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, il divano e non mi ricordo cosa. No, non me lo ricordo, forse c'ho qualcos'altro nella casa dove siamo ora appoggiati. E così, insomma, si dovrebbe essere già a buon punto. Alcune cose poi le dobbiamo ricomprare, però con calma, pian pianino. Le cose essenziali ce le abbiamo. Qua si sta una meraviglia. È pieno di zanzare oggi. Incredibile, ma si sta belli freschi sotto l'albero. Poi c'è un silenzio, a parte l'aereo che sta passando, ma c'è una pace. Si sta proprio bene. Quindi mi godo questa pace. E vediamo cosa succede via via. Mamma! Che cos'è questa faccia così stralunata? Stanca. In questo modo sembra che non c'è capelli in testa. Ce l'hai? Ce l'hai, ecco. Vado Andrea. Sei connessa? Oh, ciao! Oh!
pallone per Andrea? Ciao. Ciao. Ciao 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 ciao. Ciao ciao. 500. Ciao ciao. Ciao ciao. Visto? Rieccoci, siamo in macchina dopo aver fatto pranzo. Non so se si vede dove siamo stati. Siamo stati al My Donald. È perché è mio ormai. E niente, anche perché a quasi le 3 di pomeriggio non è che c'è molta alternativa, non c'è tanta scelta. No. E niente, adesso... Aspettate, forse vi darà fastidio sto rumore, noi la passiamo. Ah, non ci pensavo. E noi adesso andiamo a casa, babbo mi lascia di là con le bimbe e poi... Vado a prendere i letti. Vai a smontare i letti? Intanto andiamo, ci mettiamo la cintura e partiamo, ci penso un po' e poi vediamo. Anche io sono stanca, onestamente, però tanto fa un gran caldo di là. E tanto vale, diamoci da fare, no? Vabbè. Comunque vabbè, ci ragioniamo un attimo e poi... Perché la stanchezza sta prendendo il sopravvento sul buon senso. Infatti il nostro buon senso dice che siccome siamo stanchi ci dobbiamo riposare. Lo so, ma ormai bisogna tenere duro. La cosa brutta è che poi arrivata a sera tardi, poi da qui dobbiamo tornare a dormire dall'altra casa. Questo ci combussola un po', invece noi stavamo già di qua. Lo so, però domattina dobbiamo essere alle 8. Lì, sia di qua che di là. Indovina come si fa. Perché domani mattina alle 8 viene il ragazzo a casa nuova a montare l'armadio. Che ora appena arriviamo vi facciamo vedere tutto quello che hanno scaricato. Sì. E alle 8 dobbiamo essere anche dall'altra parte per fargli prendere frigorifero. Frigorifero in due, te ti sei strozzato. No, mi stavo mettendo a ridere per i frigoriferi. Frigorifero, lavastoviglie, asciugatrice e lavatrice. Quindi più il divano, il mobiletto bianco, il quindi, materasso, perché i ragazzi si dividono proprio per fare tutto. Comunque adesso andiamo, anche perché dietro si muovono e stanno muovendo tutta la macchina, io sentendo col bastoncino qui. Quindi meglio chiudere, ci vediamo dopo. Ciao belli. Ed eccomi in macchina. Allora, io dovevo andare alla ferramenta perché dovevo prendere alcune cose per sostituire la lavatrice, la lavastoviglie, ma la ferramenta adesso è chiusa per ferie, quindi mi tocca aspettare di andare domani mattina e devo andare al centro commerciale perché è l'unico che sta aperto. Sono tornato a casa e ora devo andare su e devo andare a smontare tutta la cameretta delle bambine e vi porterò un po' con me. Vi toccherà stare con me, mi dispiace. I would be waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Rieccomi, non so se si riesce a vedere, ma sono un attimino pieno di sudore perché in questa stanza fa enormemente caldo. Il primo armadietto l'ho smontato, come potete vedere tutto smontato. Ora lo porto giù in macchina e faccio il primo viaggio perché sennò poi mischio troppe viti, troppe cose e dopo non riesco più a montarlo. Quindi questo adesso lo portiamo
di là a casa e poi ci rivediamo qui.